piena di voglia di riscatto contro le ingiustizie sociali e l'emarginazione femminile, di passione per la libertà, coscienza politica, forza del coraggio e dura coerenza in ogni scelta e azione. È stata tutto questo e molto di più Maria Occhi Pinti, simbolo all'inizio del 1945 dei moti antimilitaristi siciliani e dell'emancipazione delle donne, ma a lungo discriminata ed esclusa. Alla sua figura è dedicato il docufilm Con quella faccia da straniera, Il viaggio di Maria Occhi Pinti, regia di Luca Scivoletto e sceneggiatura di Maria Grazia Calabrese, presentato a Genova alla Sala Sivori della provincia con l'Ampi Provinciale e l'associazione Usciamo dal Silenzio. Perché quei moti in Sicilia? Per capirlo partiamo dal 9 luglio 1943, quando gli alleati sbarcano sull'isola, liberandola dal fascismo. Troppi vecchi gerarchi, però, lasciano solo la camicia nera, non la poltrona. A differenza del nord del nostro paese, lì non si era vissuta la guerra con le bande partigiane, con tutto quello che significava, quindi vuol dire anche con gli eccidi, i rastrellamenti, i bombardamenti erano finiti con lo sbarco degli alleati in Sicilia. Loro conoscevano solo la parte di quello Stato italiano che era stato collegato al fascismo e molti podestà, molti diventarono sindaci degli stessi paesi dove erano stati podestà. Quindi il potere, tra virgolette, veniva letto in modo molto ambiguo e dubbioso. Quando arrivarono le cartoline precetto, e poi in questi moti si innestarono anche gli indipendentisti e con tutto quello che ne consegue. Malcontento, fame e rabbia crescono e quando tutti i giovani dell'isola sono di nuovo chiamati alle armi per combattere contro i tedeschi nelle file alleate, si scatenano le ribellioni popolari del movimento Non si parte e indietro non si torna. Ad animarlo sono soprattutto le donne. Perché erano quelle che avevano vissuto proprio sulla loro pelle il fatto di veder partire i mariti, i fratelli, i fidanzati, i figli, e quindi erano quelle più decise a combattere per la pace. Consideriamo che erano partiti per le guerre disastrose del regime, ma a cominciare da quelle d'Africa per finire in Spagna e poi la Grecia, l'Albania, la Jugoslavia, la Russia, ed erano tornati pochissimi. Maria Occhi Pinti è il loro simbolo. Già da prima del 45 in effetti milita contro il fascismo e contro la guerra. Nel 45, quando si formano, dal 43 al 45, quando si formano quando ormai la Sicilia è liberata e vengono richiamati i soldati per andare a combattere l'esercito di Badoglio contro i tedeschi, in quel momento lei capisce che bisogna fare qualcosa, perché mandare i ragazzi al fronte significa farli morire di nuovo, come ne aveva visti tanti lei, e fare morire soprattutto le famiglie di fame, perché quelle che rimanevano nel paese morivano di fame perché non c'era più l'uomo che sosteneva la famiglia. E l'arrivo delle cartoline precetto scatena la voglia di reagire. Ho ricordato tante cose, ho ricordato quando mio marito abbandonò l'officina per partire, ho visto i contadini lasciare la loro masseria e partire, ho visto il ragazzo lasciare la madre agonizzante perché doveva partire. Ho ricordato anche la mia prima bambina morta per causa della guerra. Ho detto no, questa volta farò di tutto per impedire la partenza e per impedire questo nuovo richiamo alle armi. A Maria non manca certo il coraggio. Incinta di 5 mesi, il 6 gennaio 1945, si getta davanti alle ruote dei camion per fermare i trasporti di giovani verso il fronte e riesce a bloccarli con centinaia di insorti. Ma dopo scontri sanguinosi i militari hanno la meglio e per lei il prezzo è altissimo. Questa cosa però lei la pagò molto cara, perché venne poi arrestata, venne rinchiusa nel carcere di Ustica e mandata a confine, rinchiusa nel carcere di Ustica, dove ebbe la sua bambina e per i primi tempi la sua bambina visse con lei in carcere. Dopo il confino a Ustica, Maria, schedata come ribelle, torna a Ragusa, ma la famiglia la ripudia. Come aveva già fatto prima il Partito Comunista, dove lei militava, con l'intero CLN e tutte le istituzioni, condannando duramente i moti siciliani. Il movimento, dove è vero, cercavano di inserirsi anche forze separatiste ed eversive, era fatto soprattutto però da contadini antifascisti, ma quei giudizi politici, pesantissimi e drastici, hanno impedito per troppo tempo di fare piena luce su questa pagina di storia. È stata oscurata diciamo, per il bene supremo dello Stato, tra virgolette,
Come d'altronde sono state oscurate molte notizie che riguardano anche la stessa resistenza al sud o gli eccidi che si sono verificati al sud. Nella stessa Sicilia i tedeschi hanno ammazzato centinaia di persone per rappresaglia, cosa che si conosce poco e si insegna ancora meno. E a Ragusa, su Maria Occhipinti, rifiutata da marito e padre, che si vergognano di una donna che ha osato fare comizi e lottare ed è finita anche in carcere, pesano anche tutti i pregiudizi della città. Che peggio è che queste stesse persone per le quali Maria, la zia Marietta, aveva lottato, gli hanno voltato le spalle. Le sorelle sono state doppiamente ferite perché poi sono rimaste qui. Quindi hanno subito entrambe le violenze. Maria, questa che assomiglia a sua suora, perché mia suora era una ciuve mezza perduta per Rosa. Per tanto tempo anche non uscivo, no? Niente. Non le resta che partire dolorosamente con la sua bambina. Va a Milano, poi a Parigi, in Canada e infine a New York, facendo mille mestieri: bambinaia, pellicciaia, cordaia per le navi, aiuto infermiera, costretta a cambiare spesso perché schedata come sovversiva. Quello che non cambierà mai sino alla morte nel 1996 è il coraggio di lottare per i suoi valori, anche tornando in Sicilia, per opporsi all'ultimo braccio di ferro nucleare del Novecento tra USA e URSS. Secondo me questo è il bello di Maria Occhipinti, che della sua lotta per il pacifismo non era una rassegnata comunque, era una persona che lottava in prima persona, tanto che l'ultimo suo atto contro la guerra fu proprio a Comiso nell'87. Quindi era una donna che fino è morta nel 96, è nata nel 21, quindi fino quasi all'ultimo lei ha sempre urlato questa sua voglia di libertà.